Un giorno bellissimo di Michela. E invece nonna, non va tutto bene. A volte, specie quando il giorno delle paghe non ci viene corrisposto lo stipendio e guai a chiedere spiegazioni, le lacrime, quasi dotate di volontà propria, mi spuntano negli occhi e lo sforzo di non farle rotolare giù mi impegna in una battaglia di cui mi sento unica sconfitta. Allora, per darmi coraggio, passo in rassegna mentale tutti gli articoli del codice civile in materia di lavoro. Chissà cosa diresti, nonna, se mi vedessi lavorare qui, mentre il mio capo mi urla addosso che sono un idiota. Cosa diresti, nonna, se sapessi che ho messo in un cassetto la mia laurea in giurisprudenza perché 500 euro al mese mi servono per non gravare sulla pensione di mamma? A lei non racconto queste cose, non voglio che si preoccupi per me. E allora invento improbabili cause legali che lo studio presso cui collaboro mi affida con fiducia. Non le ho mai detto che ho lasciato lo studio 2 anni fa, quando è morto papà, perché le promesse di una regolare retribuzione sono rimaste tali. Ma quando penso alla mamma, la mia rabbia si stempera subito in una docile rassegnazione, dove vanno a finire tutti i propositi di rivalsa e le intenzioni di far valere i miei diritti.